Welcome back per un'altra settimana di Mass Effect 2. Grande giocone, si prospetta già una grande partita. Dobbiamo andare a parlare con l'uomo misterioso, quindi molto presto entreremo nella stanza per andarci a parlare. Prima volevo parlare un attimo con Miranda, vedere un attimo. Poi c'è l'armadietto delle corazze, magari c'è qualcosa di interessante. Vediamo. Come al solito, se vi piacciono gli RPG siete nel posto giusto, quindi vi invito a seguire il canale se già lo fate, vi ringrazio due volte. E possiamo anche muoverci, sentiamo che dice Miss Miranda. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Grazie, molto umana. Aspetto casual? Nah. Sai questa roba? La Duda. Io andrei così, tipo, con questa. Quest'uomo super molesto. La corazza, invece, possiamo già moddarla, ma poi si sbloccano altre cose, eh. Il torso, infatti, non ce l'abbiamo. Ci abbiamo solo la N7 per il momento, credo. Oppure non ho capito io bene come funziona. La tinta? La tinta, ragazzi, diventa croccante la cosa qua, eh. Facciamo la rossa, va, via. Ci piace, modello. Teniamo quello standard, colore del modello. Lo si può fare bianco. Bien bene. No, mi sa che rimane meglio rosso di default col rosso suo. Meglio ancora così. Applica, ci piace, bello rosso arrogante. Abbiamo fatto una modifichina veloce. Vediamo un pochino l'uomo misterioso. Cosa avrà da dirci? Che ovviamente non è qui fisicamente, ma è qui solo in via di chiamata Skype. Comandante Shepard. L'uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. Una precauzione necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. Già cominciamo con gli scioglilingua. Chissà che tu sai e che tu fai. E cosa sappiamo? Esattamente cosa sappiamo tu e io? Che il nostro posto nell'universo è più fragile di quanto ci piaccia credere. Che un uomo in particolare, potrebbe essere l'unico baluardo tra l'umanità e la più grande minaccia della nostra breve Scommetto che esistenza. vuole dire Irraziatore, lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Beh, vai, saltiamo i convenevoli, tanto non gliene frega niente di come ci sentiamo. Vieni al punto. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre stavi dormendo, sono scomparse intere colonie E umane. niente di nuovo. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori, come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. Tu li hai visti di persona, li hai sconfitti tutti. È uno dei motivi per cui abbiamo scelto te. Proviamo ad approfondire, vediamo un po'. Sentiamo qualcosina in più su Cerberus. Combattere una guerra non sembra nello stile di Cerberus. Perché vi siete schierati? Cerchiamo di Noi capire. siamo votati al progresso e alla salvaguardia dell'umanità. Se i razziatori ci prenderanno di mira, se cercheranno di annientarci, Cerberus li fermerà. Se aspettiamo che i politici dell'alleanza agiscano, non resterà più alcuna colonia umana. Ok, sentiamo tutto, cerchiamo di scoprire tutto quanto, perché La quest'uomo Sovereign ha misterioso cercato ci di deve far mietere sapere metà delle forme le di vita della galassia. Perché mai i razziatori dovrebbero prendere di mira un paio di colonie umane? Sono già spariti centinaia di migliaia di coloni. Solo un Direi che paio rientra per nella iniziare, definizione poi di mietitura. mietiamo Nessuno vi tutto. presta attenzione poiché sono attacchi casuali in zone remote dello spazio. Non so perché abbiano improvvisamente preso di mira l'umanità. Forse ne hai attirato l'attenzione uccidendo uno di loro. Ah, è vero, questo dobbiamo scoprirlo, mi incuriosisce. Bene. Aiuto Se è dall'alleanza. davvero una minaccia contro l'umanità, devi mobilitare l'alleanza. Hanno subito notevoli perdite combattendo contro la Sovereign.
Si stanno ancora riorganizzando, ma le loro risorse sono ancora troppo esigue per poterle sprecare per verificare la minaccia dei razziatori. È molto più facile attribuire i rapimenti ai mercenari e ai pirati. È anche più comodo. Che paraculi. Potrei anche crederti. Se quello che dici è vero, se dietro a tutto questo ci sono i razziatori, potrei pensare di aiutarti. Se tu avessi accettato senza vederlo di persona, ne sarei rimasto deluso. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Che nome è Freedom Progress? Miranda e Jacob ti aggiorneranno. Cosa cazzo è Freedom Progress? Oddio, che nomi danno ai posti le persone, io non ci ho parole. E vabbè, cercherò le prove, dai. No, dovrei fidarmi di loro. Sentiamo. Miranda ha ucciso Wilson a sangue freddo, mentre Jacob è solo un mercenario. Ti aspetti che mi fidi di loro? Miranda era uno dei miei migliori agenti, ma era un traditore. Miranda ha fatto esattamente ciò che mi aspettavo da lei e ti ha salvato la vita in più di un modo. Jacob è un soldato, uno dei migliori. Non si è mai fidato completamente di me, ma è sempre stato onesto. Ti troverai bene con loro, per ora. Perché gli è venuta per un attimo la voce robotica rallentata? Perché io il gioco l'ho giocato tanti anni fa, ormai non me lo ricordo, però c'è stato quell'attimo in cui la voce è andata più lenta e è sembrata robotica. Non credo che sia un caso questo. Non credo che sia un caso. Beh, cercherò le prove, tanto non c'ho scelta. E tornerò prima di quanto si possa pensare. Lieto di sentirlo. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportato in vita. Ora tocca a te fare del tuo meglio. Squadra per assegnare i punti squadra. Esperienza, diario aggiornato. Squadra. Ok. Qua chiaramente è cambiato. Sotto il tuo ritratto troverai un riassunto dei tuoi punti eroe e rinnegato. Con ulteriori punti potrai sbloccare nuove opzioni di dialogo. Ci interessa questo. Ovviamente qui è cambiato rispetto all'uno. È un po' più semplificato. Un po' più FPS e un po' meno RPG. Però da un lato non mi dispiace, devo dire. Allora, supremazia bellica ci rende più resistenti, forti, veloci e carismatici. Quindi posso prendere e acquistare questo grado qua e anche questo. Yeah. Ci abbiamo salute, danni arma, velocità scatto, punteggi eroe. Io andrei a mettere tutti i punti qua, onestamente. Poi ci abbiamo le munizioni disintegratrici che devastano i sintetici. Munizioni incendiarie, munizioni criogene. Oggi non so parlare, ragazzi, mi spiace. E queste si sbloccano mettendo i livelli nelle varie munizioni. Ok, scarica d'adrenalina, che è quella che accelera i riflessi dandoti il tempo di prendere la mira. L'avevamo già vista nella puntata precedente. E avendo scarica 2 possiamo prendere il colpo stordente. Io tengo i punti e aspetto, voglio la supremazia bellica. Andiamo al diario. Freedom Progress. Cerca indizi che potrebbero spiegare cosa è successo ai coloni scomparsi. Come ci arriviamo a Freedom Progress, tra l'altro? Ah, una nave ti sta aspettando. Un tempo la colonia di Freedom Progress era il classico insediamento dell'Alleanza. L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per Senti, questa missione. Cioè. Sembri un po' gelosa. Che problema c'è, Lawson? Temi di non essere più la sua preferita? Ho già dimostrato il mio valore all'uomo misterioso. Speriamo che tu possa fare lo stesso. C'è qualche problema? Anche se ci hai messo 2 anni per ricostruirmi, non sembri tenere molto a me. Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. Madonna, che stronzetta, eh? Cosa puoi dirmi su questa colonia dove siamo diretti? Freedom Progress? È un tipico insediamento umano nei sistemi Terminus. Avevano una piccola forza militare per proteggersi, oltre a mech e droni di sicurezza. Normale sotto qualsiasi aspetto. Totalmente ordinaria. Fino alla sua scomparsa. Quindi tutto a posto.
Sai dirmi in cosa potremmo imbatterci laggiù? Diversi edifici deserti e un enorme mistero. Wow, sei molto d'aiuto, Lawson, grazie. Abbiamo un compito. Sei utile, Lawson. Oppure possiamo svolgerlo. Grazie, oppure arrivederci. Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinto a unirti a noi, comandante. Cerberus mi ha restituito il mio corpo e per questo concederò loro una possibilità. Una sola. Ma non sei ancora convinto? Ti fidi di me, comandante? Diciamo di sì. Mentiamo. Sei un bravo uomo, Jacob, ma potresti lavorare per le persone sbagliate. Mentiamo. Forse. Ma pensavo lo stesso quando ero nell'alleanza. È per questo che ora sono qui. Sentiamo Jacob e l'alleanza. Hai detto di avere prestato servizio nell'alleanza. 5 anni in totale, in giro per tutta la galassia. Ho persino trascorso un paio d'anni come Corsair. Cos'è il Corsair? Non ho mai sentito parlare dei Corsair. Era un'iniziativa dell'alleanza. Assoldavano capitani di astronavi indipendenti e li usavano per missioni che esulavano dalla giurisdizione ufficiale del corsaro, per l'appunto, come dice la parola, make sense. Se ci avessero presi, avrebbero negato qualsiasi coinvolgimento. In teoria dovevamo essere liberi da regole e restrizioni, ma c'era comunque tanta burocrazia da affondare un incrociatore. Alla fine ho lasciato stare. Bene, sentiamo di Cerberus. Perché invece sei unito a Cerberus? Credo di essermi stancato di non fare mai la differenza. Ciò che facevamo nell'alleanza sembrava spesso inutile. Pensavo che le cose sarebbero cambiate dopo l'attacco alla cittadella. L'umanità era finalmente stata invitata a entrare nel consiglio. Ma non è cambiato niente. Politica, burocrazia, leader diversi, stesse assurdità. Cerberus è diversa. Quando delle colonie scompaiono, non incarichiamo una squadra di scrivere un rapporto per capire che diavolo fare. Noi andiamo e lo scopriamo. Make sense. È tutto per ora. Sì, signore. Make sense, make sense. Ci abbiamo un rinnegato, eroe, ci sono saliti tutti e due. Missione completata. Madonna, la musica è altissima di sta parte qua. Ah. Vabbè, punti squadra guadagnati 2. Rivelo commissione. Shepard ha evitato l'attacco alla struttura insieme agli agenti Taylor e Lawson. La struttura è stata distrutta con una detonazione remota. Le squadre di recupero assicurano che non è sopravvissuto alcun dato incriminante. Su raccomandazione di Miranda stiamo verificando le altre celle per assicurarci che Wilson fosse l'unica talpia. Nonostante il prezzo pagato, il progetto Lazarus si è rivelato un successo. Shepard è nuovamente tra noi. Importando un personaggio di livello 49, hai ricevuto i seguenti bonus: esperienza, crediti, madonna, 120k, elemento 0, iridio, palladio, platino, 190 di punti eroe e 62 di rinnegato. Il lanciagranate a fuoco rapido è la nostra arma aggiuntiva. E poi abbiamo un finanziamento di Cerberus di 3.750 e i crediti trovati di 5.000 per un totale di 9.500, quindi arriviamo tipo a 130k. Che importando il PC è un po' OP, adesso andiamo giù e ci compriamo tutto quando... Dovrebbe mancare molto, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai perché non ordine? C'è luce? Guarda, accendete le luci, ecco gli ordini. Sei sicura di essere disposta a seguire i miei ordini? Non ti abbiamo riportato tra i vivi per dubitare di te, comandante. Se l'uomo misterioso dice che comandi tu, comandi tu. Bene, siamo qui per indagare. Tenete gli occhi aperti. Cercheremo qualsiasi indizio che ci dica chi ha fatto questo. Ricevuto, comandante. Con un po' di fortuna troveremo qualcosa che mancava nelle altre colonie. E poi potremo scoprire i responsabili e fargliela pagare. Finalmente non dobbiamo più usare quel tombino di Mako, maledizione. Non mi mancherà il Mako. Il mago non mi mancherà, ma neanche un po'. Ma neanche proprio. Quel tombino maledetto che andava tutto strano, si cappottava a rullo. Quindi io che c'ho? Il Pomposchi ce l'ho. Quanti? What? Ah, questo è il Cecchinoschi. Il Pomposchi e il Mitraglioschi. Io volevo questo. Allora, qui vabbè, siamo arrivati. Facciamo un F5. E lei che c'ha? Deformazione, sovraccarico. Cavolo, queste sono cose che vanno messe in giro, eh. Sono buonine.
Abbiamo finito. Pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Perché dice che abbiamo finito lei? È matta. È matta. Qua sembra non ci sia nulla. Bella la musica, tra l'altro. Strano, niente corpi. Nessun danno strutturale. Nessuna traccia di una battaglia. Sembra di essere in un horror, praticamente. Vediamo un po' di qua se si apre. No. Dito. Solo a me devono sparare sti cosi. Buon viaggio. Attività back. Fallimento di Oh no. Questi fanno male, questi fanno male i cagnetti. Non ci si può parare, aiuta. Ok, gli scudi ce l'ho. Bisogna fare attenzione con la difficoltà folle, perché perché è veramente un attimo. Perfetto. Uno in meno. Sarà un modo più veloce per switchare le armi? Quindi non era morto sto coso, l'avevamo solo incagliato. Guarda qua che ho trovato, parti di ricambio. Cambiate armi. Ottima scelta. Ah no, scusa, queste sono le mie, giusto? Quei mech non dovrebbero esserci ostili. Avrebbero dovuto riconoscerci come esseri umani. Lui dovrebbe... Lui che c'ha pompa e coso. Lei che c'ha pistola. Raffiche di tre colpi. Scudi e barriere biotiche. Debole contro le corazze. Debole contro scudi e cora e barriere biotiche. Facciamo uno e uno, così almeno ci hanno. Qui non siamo soli. Così ci abbiamo tutto quanto. Uno spara, fa danni agli scudi e l'altro fa danni alle corazze. Anche perché questi qua, bene o male, sono, c'hanno un po' in po'. Alcuni c'hanno gli scudi, altri c'hanno la corazza, altri entrambe, per cui va bene un po' tutto. Cassa da bypassare. Blocked. Vediamo un po'. 2K, ok, buono. Fateci passare, fateci salvare. Siamo stati individuati. Ci stanno i cagnetto. Aiuto. No, non voglio sapere nulla del cane. Via. Accendo. Fuoco. Mille crediducci di parti di ricambio. Va bene. Che altro ci abbiamo? Qui non si apre una mazza. Dobbiamo andare avanti. Dai, questo l'abbiamo capito.
sono dei Quarian. Non ti muovere! Razza, avevi detto che ci avrei pensato io. Ma guarda chi c'è. Ma tu sei Shepard. Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus. Giù le armi, subito! Shepard, ma come... sei vivo? Sono io. Cerberus mi ha ricostruito, Tali. In cambio devo indagare sugli attacchi contro le colonie umane. Grande, permettici Tali. Permettici di dubitare delle tue parole, Cerberus. Abbiamo il diritto di indagare su degli attacchi contro una colonia umana. Piuttosto vorrei sapere cosa ci fanno dei Quarian in questo posto. Giù le armi, Brazza. Qualunque cosa ci sia dietro, non credo sia necessaria un'altra battaglia. Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. E perché se è qui Vitor? Dice non è un po' strano? Un Quarian su una remota colonia. Il pellegrinaggio umana ti porta i in giro ovunque. Possono scegliere dove recarsi, infatti, in pellegrinaggio. Vitor voleva aiutare un piccolo insediamento. Si è sempre trovato a disagio nei luoghi affollati. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare, si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Ah, quindi è stato lui a fare sto disastro. Va bene, dobbiamo collaborare. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Brazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Bam. Dirigiti verso il magazzino passando all'angolino per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone. L'ha messo subito all'angolino. Brava Tali, sempre una bomber. Sembra un buon piano. Ma perché odiate Cerberus, però? Cerberus non sembra andarvi molto a genio. Cosa mi sono perso? Hanno ucciso la nostra gente. Si sono infiltrati nella flotta e hanno cercato di distruggere una nostra nave. Io ho una versione dei fatti leggermente diversa. Non è stato niente di personale. Più tardi potremo discutere su chi ha ucciso chi. Al momento abbiamo un lavoro da svolgere. Concordo. Dobbiamo collaborare per trovare Vitor. Vai, assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Quell'altro non è felice parte per niente, ma... ci vediamo dall'altra parte, signori. Dobbiamo andare da questa parte. Fa attenzione, Shepard. Più avanti c'è una squadra di droni di sicurezza. Grazie per l'avvertimento. Ce ne occuperemo noi. Ora questa musichetta mistero. Siamo compromessi. Attivazione sistema di drone. Devo ricordare di dargli le mazzate con le cose. Mamma mia, questo è proprio easy. Era più forse era più divertente quello dell'uno. Ci sta che l'hanno voluto modificare, però il giochino del memory. Miranda? Yeah! Prova a sovraccaricare. Mortacci loro, ma scusi no, ma fanno un milione di danni sti cosi, aiuto? Prova a sovraccaricarli un po'. Proprio i missili devono tirare sti cosi qua, non è che... Da dove gli escono i missili? Sono Shepard, dei cazzo di droni, i missili sono più grossi di loro. Ma non mi hanno ascoltata. Vogliono trovare Vitor e portarlo via prima del tuo arrivo. Maledetti spasmi. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Spasmi che non sono altro che hanno voluto fare di testa loro. Adesso finiranno morti ammazzati sicuro tutti. Prevedo, qualcosa mi dice che c'è una sparatoria, e difatti. Penso io. Non mi fa impazzire st'arma contro gli scudi. Merda, però. Senti, Mira, levate un po' dalle palle.
io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Aspetta, aspetta, ragazzi, io qua devo lootare tutto, non è che posso perdere i loot. Abbiate pazienza, ho capito. Q è per mandare i tuoi compagni nelle posizioni. Vabbè, beam. Mi metto al riparo. Qua praticamente siamo ancora in una specie di tutorial, dai. In buona sostanza. Go, go, go. Calla, mo si fanno ammazzare dal mech gigante. Guarda che spasticoni. Che pagliacci, madonna. Piace per loro. O forse no. Chi si rischioppa? Quel mecha ha una corazza pesante. Quei Quarian non avevano speranza. Quel bastardo è un osso duro. Non sarà facile sconfiggerlo. Ingaggio in corso. Minchia. No, aspetta, uso il sovracarico. Per neutralizzare i loro scudi. Oh! Ma smembrato, me dovevo fare i cazzi miei e rimanere coperto col... Finché non c'avevo gli scudi up. Ricordiamoci questa cosa. Pagliaccio, madre mia. Via. Ma Shepard, che cazzo fai? Devi asse in corpo. Basta. Fa bei danni, devo dire, eh? Vai, vai, che pian pianino ce la facciamo. Devo solo sperare di non prendermi una schioppettata in faccia nel mentre che sta vicino. Bam, gli è piaciuta questa, devo dire. È esploso, non c'è rimasto niente. Poi. Ebbene, non c'è rimasto più nulla. Fammi rimettere la mitraglia. Fammi salvare anche, che non si sa mai. Ragazzi, mi spiace che siate stati feriti, ma avete scelto voi. Chi è causa del suo mal è scemo e pagliaccio. Diceva il detto Quarian, no? Sembra interessante. Munizioni per armi pesanti. Oh, finalmente. Andiamo di qua. Cassaforte apparate. Avvia il bypassino. Sicurezza disattivata. Accesso consentito. 3K. Vabbè, ho già capito che i soldi l'abbiamo praticamente. Abbiamo rotto la banca da subito. Già siamo super OP a Smegafux. Vediamo un attimo da sta parte e poi andiamo a sentire sti Quariani, va. Ho ignorato i Quarian. I mostri torneranno. Mac proteggerà. Eccolo, Vidor. Al sicuro da Shami. Devo nascondermi. No mostri. No Shami. No, 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 no. È matto, Vidor. Vidor? No, Vitor. Non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno. Devo nascondermi. Sei al sicuro, Vitor? Nessuno ti farà più del male. Non ti sente, comandante. Devo nascondermi.
nascondermi. Mac proteggerà. L'azione da eroe. Gli spengo tutto. Voi siete umani. Quindi cliccando a destra in alcuni casi si possono fare delle azioni speciali, sia da rinnegato che da eroe. Di chi stai parlando? I mostri. Gli sciami. Loro hanno preso tutti. Dici cosa è successo? Perché i coloni non hanno reagito, Vitor? Non ci avranno avuto il tempo, saranno arrivati da un attimo all'altro. Non avete visto, ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Che cosa sarebbe adesso un collettore, Miranda? Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Pochissimi li hanno visti di persona. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. Si portano via i cadaveri. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Sciami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Sentiamo sta cosa sugli sciami. Parlami ancora di quegli sciami. I collettori. Ti trovano così, nubi di cercatori, macchine piccole come insetti. Arrivano ovunque, ti trovano, ti pungono. Resti immobile. Sembrano droni in miniatura. Trovano le vittime e le immobilizzano con un campo di stasi o una neurotossina. Voglio sapere di più sui collettori. Nessuno ne sa molto. Sono così rari che molti dubitano perfino della loro esistenza. Ma perché vogliono rapire i coloni umani? Qual è il loro piano? Forse l'uomo misterioso conosce la risposta. Sentiamo cosa sa dei collettori. Voglio anche questo è importante. Nessuno ne sa molto. Sono così rari che molti dubitano perfino della loro esistenza. Ma perché vogliono rapire i coloni umani? Qual è il loro piano? Forse l'uomo misterioso conosce la risposta. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via. Ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri. Gli sciami. Li ho registrati con il mio factotum. Molte letture. Elettromagnetismo. Energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito. Deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Sì, mica lo facciamo. Lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Anzi, lo cureremo alla grandissima. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Prazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Esatto. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Ma unisciti a noi, Tali. Non sei costretta a prendere Vitor e andartene. Possiamo collaborare come ai vecchi tempi. Sto ancora cercando di accettare il fatto che sei vivo. E che sei con Cerberus. No, dai, ora ho delle responsabilità. Ho una missione da compiere. Non posso mollare tutto. Neanche per te. Che carina, vabbè. E Vitor andrà con Tali. Sì. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Barabim, barabum. Tali ha sottolineato una cosa un po' importante. Siamo pronti a partire. Miranda col panino alla merda subito, poverina. Un bello sfilatino. Quindi i collettori. Rieccoci da Mystery Man. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato. Ma visto il nostro passato, è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. E cosa c'era in questi dati? I dati del suo factotum dovrebbero tornarci utili. Lo stiamo ancora analizzando. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori.
In effetti non sembra sorpreso. Perché ho come l'impressione che tu lo sapessi già? Avevo i miei sospetti, ma servivano delle prove. I collettori sono a dir poco enigmatici. Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti. In genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. Sentiamo qualcosa di più sul portale di Omega 4. Perché il portale di Omega 4 è inesplorato? Cosa sappiamo su di esso? Soltanto che tutte le navi che lo hanno varcato non sono mai tornate. La nostra ipotesi è che il portale reagisca diversamente alle navi dei collettori, consentendo loro un transito sicuro. Se possono manipolare i portali, è un'ulteriore prova del loro legame con i razziatori. Hai idea del perché abbiano spostato la loro attenzione sugli umani? Se sono davvero agenti dei razziatori, potrebbe essere per diversi motivi. Ovviamente l'umanità ha giocato un ruolo chiave nella distruzione della Sovereign. Questo potrebbe essere sufficiente a richiamare la loro attenzione. Ciò che mi preoccupa è perché si siano presi la briga di rapire quei coloni. Una volta paralizzati gli umani, perché non ucciderli e basta? Interessante. Sentiamo che cosa sono queste transazioni con i collettori? Cosa ci guadagnano infatti, i collettori da questi scambi? Beh, i cadaveri della gente. I collettori non parlano mai dei loro moventi. In genere cercano specie con mutazioni o anomalie genetiche rare. Pagano agli schiavisti e ai gruppi mercenari somme esorbitanti per ottenere tali campioni. E poi spariscono. Ma non avevano mai attaccato singole specie prima d'ora. E i campioni precedenti erano soltanto poche decine, non decine di migliaia. Sentiamo la minaccia. Cosa mi stai nascondendo? Mi stai nascondendo qualcosa. Come fai a sapere che sono coinvolti i razziatori? Il modello è il loro, nascosto tra i dati. Il Consiglio e l'Alleanza vogliono credere che la minaccia dei razziatori sia morta insieme alla Sovereign. Tu e io sappiamo la verità. Non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. E vabbè, non posso farcela da solo, mi sembra, insomma, no, non possiamo andare troppo balderinos. Non sappiamo neanche che cavolo sono questi cacchio di collettori. Quindi, se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace. Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. Trovarli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei un leader nato. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra. Bene. Siamo pronti. Avevo un'ottima squadra. Tieni la tua lista. Voglio persone di cui posso fidarmi. Quelle che mi hanno aiutato a fermare Saren ai Get. Sono passati ben 2 anni, comandante. La maggior parte di loro ha voltato pagina o ha cambiato schieramento. Ah, mo gli possiamo chiedere di tutti quanti. Sentiamo Ashley. Dov'è Ashley Williams? Tanto li dovremmo andare a recuperare uno per uno. Promossa di grado, credo. Il suo file è inaspettatamente riservato. Rex. Dov'è Urdenot Rex? Amico è bestione. È tornato su Tuchanka. E non grande è Tuchanka. Per oltre un anno. Tuchanka è il pianeta sta natale dei Krogan. Sta cercando di unire i clan dei Krogan. Che mi dici di tali? Ci ha già aiutati su Freedom Progress. È stata una svolta imprevista. Prima di accettare mi occorrono maggiori informazioni. Garrus. Dov'è Garrus Vakarian? Il Turian è scomparso qualche mese fa. Garrus è il più importante, lo dobbiamo assolutamente ritrovare. Siamo riusciti a trovarlo. Liara? Dov'è Liara Zoni? Si trova su Ilium. Le mie fonti riferiscono che lavora per l'Ombra. In tal caso non possiamo fidarci di lei. D'accordo, ho capito. Non sono disponibili. Sei un vero leader, Shepard. Otterrai chi vorrai. Sono uno spettro. Sono ancora uno spettro. Forse potrei convincere il Consiglio ad aiutarci. Se credi di poterli convincere, fa pure. Ma ricorda,
Sei sparito per molto tempo. Le cose sono cambiate. Let's go. Tu occupati dei collettori. Io mi assicurerò che la squadra sia pronta. Bene. Prima di andare... Ma non gli finisce mai sto stoppino all'uomo misterioso. Inizia con il dossier di Mordin Solus. È un brillante scienziato. Grande Mordin! La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti. Madonna Mordin, ragazzi. Seconda cosa? Sembrerebbe fattibile. Che altro? Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. È il giocherino. Aspetta, ehi, perché Joker cammina? Ma non era, tipo tempi, paralizzato sin dall'uno. Non avrei mai pensato di rivederti. Senti Joker. Chi parla. Io ti ho visto morire. Ho avuto fortuna e mi hanno attaccato un sacco di tubi. Tu come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Cammina strano lui. Consiglio, ho voluto dimenticarti completamente. C'aveva dei problemi a camminare, qualcosa c'era. Era solo zoppo allora, ok. L'alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus. Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. Poi c'è questa.